Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi parliamo ovviamente di news su Fortnite e di big news ragazzi. Da qualche ora, da pochissime ore è stata ufficializzata la presenza di Fortnite, quindi di Epic Games alle 3. Di, no, alle 3 al apostrofo E3 di Los Angeles, ragazzi, dal 12 al 14 giugno. Che cos'è l'E3? Per chi non lo sapesse, ragazzi, è un evento mondiale, sempre stato un evento mondiale fino ad adesso, poi vi dirò perché. Un evento mondiale che riguarda tutto il panorama videoludico, partendo da console, andando per PC, finendo per mobile. Ci sono tutte le news, tutti i giochi in anteprima, le periferiche a volte sono state proposte, anzi, la maggior parte delle volte le nuove console del momento, i nuovi strumenti per i videogame. Insomma, ragazzi, è veramente l'evento top per i videogiocatori. Fortnite ci sarà anche, ci sarà per la prima volta quest'anno ed ha veramente una grande apertura con il botto, perché ragazzi, con l'E3 Fortnite darà il via ai fondi investiti per portare il suo videogioco nel circuito dell'eSports mondiale, quindi comincerà davvero ad entrare nell'ambito di quei videogiochi quali possono essere Rainbow Six, quali possono essere FIFA, League of Legends, insomma, giochi che hanno avuto talmente un grande impatto sulla cultura mondiale dei videogiocatori che meritano a tutti gli effetti di diventare veri e propri sport virtuali. Cosa succederà, ragazzi? Allora, innanzitutto, Epic Games avrà tutto uno stand enorme nello show floor, che sarebbe praticamente il main stage, in poche parole, dell'E3, e farà degli eventi pubblici e privati. Dunque, dal 12 al 13 ci sarà ci saranno dei mini tornei aperti a tutti dove sarà possibile per i giocatori vincere degli oggetti, quindi dei gadget unici e mangiare degli snack. Dicono non, non ho ben capito cosa c'è, tu giochi e gli danno la barrettina tipo scimmietta. Non so perché, ma gli ho scritto anche mangiare degli snack. Ma in realtà, ragazzi, è dal 13 che comincia a interessare molto di più la cosa, perché ragazzi, partirà il Fortnite Celebrity Pro AM, che è un evento dedicato agli streamer più popolari, dove verranno messi, ragazzi, 3 milioni di dollari in palio. E voi direte, vigliacca, 3 milioni di dollari per uno streamer sono roba wasabi. No, ragazzi, no. 3 milioni di dollari verranno messi in palio, ma il vincitore dovrà o potrà, cioè dovrà in poche parole devolverli in beneficenza, quindi completamente ad un ente benefico di sua scelta potrà devolvere questi 3 milioni di dollari. Più avanti, ragazzi, nella giornata successiva troveremo un altro, cioè in questo evento troveremo 50 giocatori professionisti e 50 streamer di fama mondiale. Possiamo vedere l'immagine qua di fianco, ci saranno delle coppie, penso sia un torneo a coppie perché troveremo ovviamente Ninja e Marshmello che giocheranno assieme, Meat e Paul George, molti di, magari Paul George, Meat, non sapete magari chi sono, andate a dare un'occhiata agli streaming americani che vedete che sono degli animali, Mark P. E Joe McHale e altri tanti streamer. Si svolgerà questo torneo dal 12 giugno. Ovviamente, ragazzi, qua in streaming sul canale lo commenteremo assieme, ne seguiremo ogni parte del dettaglio. Ci faremo un bel po' di risate assieme guardando in tempo reale questo evento meraviglioso. I biglietti, ragazzi, per partecipare alle 3 di Los Angeles costano solo 10 dollari. Però potresti non riuscire a trovarne uno perché sono praticamente già sold out
e quei piccoli biglietti, quei pochi biglietti che sono rimasti disponibili verranno mandati casualmente a ondate sul sito di Epic Games, quindi ogni tot voi tenete controllato, e sugli indirizzi email dei giocatori che si sottoscrivono direttamente nel sito di E3, delle 3. C'è però da dire un'altra cosa, sembrerebbe, ragazzi, che questi biglietti siano limitati solamente alle persone che vivono nei comuni limitrofi a Los Angeles. Per chiudere in bellezza, il 14 giugno ci sarà una mega festa royale, sempre ovviamente patrocinata da Epic Games, che sarà un evento solo su invito, quindi probabilmente i giocatori che avranno la fortuna di essere invitati a questo evento potranno probabilmente confrontarsi con i pro player mondiali o con gli streamer. Dicono che comunque bisogna avere 18 anni per poterci partecipare, non sappiamo poi quali siano i contenuti di questo evento. C'è da dire, ragazzi, in battuta finale, che Epic Games ha stabilito un nuovo record incredibile. Ha stanziato, ragazzi, 100 milioni di dollari da investire tra il 2018 e il 2019 negli eventi degli esports relativi a Fortnite e nei tornei che verranno proposti in giro per tutto il mondo. Questo, ragazzi, batte assolutamente qualsiasi soglia immaginabile di fondi utilizzati per promuovere un proprio videogioco. Se non ricordo male, ragazzi, FIFA, quindi cioè non è che parliamo di briciole, FIFA aveva investito l'anno scorso non più di 4-5 milioni di dollari. Qua, ragazzi, parliamo di 100 milioni di dollari. Ovviamente parte di questi saranno anche divisi nei vari premi, proprio in contanti, in cash, per i vincitori dei tornei sia online che nelle competizioni dal vero. Beh, ragazzi, questo era un aggiornamento che andava assolutamente fatto per dare il là anche in Italia alla promozione di Fortnite per quello che riguarda gli esports. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo un bel like se ancora non lo avete fatto e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di Fortnite e di Fortnite per Android. Mi raccomando, oggi rimanete in live che c'è la grande festa, un anno in live. Noi ci vediamo qui. Ciao!